Un anno fa la terribile alluvione che ha colpito la Valsassina e l'Alto Lago premana tra i paesi maggiormente feriti la situazione. Tanto è stato fatto, ma tanto rimane da fare. Abbiamo messo in sicurezza quello che era l'abitato, quindi principalmente il nostro compito è quello di salvaguardare le persone. Però il territorio di Premana è molto vasto e gli interventi da fare sono tantissimi. Quello che non è più stato fatto da 50 anni ad ora, probabilmente adesso è veramente da valutare e per prevenire questi dissesti idrogeologici bisogna intervenire sul territorio con una manutenzione adeguata sui canali e sul disboscamento. Ci sono tanti progetti che noi abbiamo già pronti, legati soprattutto alla regimazione dei fiumi, soprattutto dei fiumi, diciamo, secondari, che però in quell'occasione non si sono dimostrati secondari, ma di un'intensità pazzesca, e soprattutto lavorare sui ponti, perché i ponti non sono più in grado adesso di far passare quelle mole d'acqua, di queste bombe d'acqua che si riversano ormai nell'abitato. Per prima cosa bisogna ristorare i privati che hanno avuto dei danni e danni che non sono imputabili a loro responsabilità, ma alla situazione del fiume. L'altro aspetto invece è chiedere una manutenzione vera e costante del fiume, che è di proprietà di Regione Lombardia, il Varrone, e della diga che è di Enel. Non è accettabile che il comune di Dervio subisca le conseguenze di mancata manutenzione e di un'azienda privata, che è Enel, che fa i soldi con l'energia elettrica non manutenendo in maniera adeguata quella diga, con i rischi che la nostra comunità ha. Molto è stato fatto, però c'è ancora molto da fare. Bisogna mettere in sicurezza tutto l'abitato lungo la SP67 e lungo la provinciale, con opere di regimazione idraulica. Sono interventi cui devono essere destinate parecchie risorse, stiamo parlando di qualche milione di euro. Quindi stiamo aspettando il piano di riparto proprio per poter partire nel fare queste opere.